Ciao a tutti! Benvenuti sul nostro canale. Nel video di oggi ci immergiamo nella vita e nella carriera di uno dei più grandi comici italiani di tutti i tempi, Franco Franchi. Preparatevi a scoprire le curiosità, i successi e il triste addio di questa icona del cinema e della televisione. Andiamo! Franco Franchi, nato il 18 settembre 1928, nella vivace città di Palermo, in Italia, è cresciuto in una famiglia umile, dove ha affrontato le avversità della vita fin dalla tenera età. La sua infanzia fu segnata da difficoltà economiche, ma anche da uno spirito allegro e giocoso che già indicava il suo futuro nella commedia. Fin da piccolo Franco incantava tutti con le sue esilaranti imitazioni e battute improvvisate, che presto divennero il suo marchio di fabbrica. Iniziò ad esibirsi per le strade di Palermo, dove si esibiva in piccoli spettacoli per guadagnarsi da vivere, attirando l'attenzione della gente del posto e dei turisti con il suo talento naturale per l'umorismo. Questi primi passi sono stati determinanti nel dare forma alla sua carriera, poiché gli hanno permesso di sviluppare le sue abilità comiche in un ambiente reale e stimolante. Franco non ha frequentato scuole di recitazione formali. Invece, ha imparato dalla vita e dalle reazioni del pubblico per le strade, cosa che gli ha dato una comprensione unica di ciò che faceva ridere la gente. La sua perseveranza e dedizione lo portarono presto sui palcoscenici più grandi, dove iniziò ad esibirsi nei teatri locali e in piccoli cabaret. Fu durante uno di questi spettacoli che incontrò Ciccio Ingrassia, un altro talentuoso comico con il quale avrebbe formato uno dei duetti più iconici della commedia italiana. Insieme, Franco e Ciccio cominciano a conquistare il pubblico con il loro stile irriverente e accattivante, aprendo le porte a una carriera che lascerà un segno indelebile nella storia dello spettacolo. Questi primi anni furono cruciali per lo sviluppo artistico di Franco Franchi, gettando le basi per il suo futuro successo e consolidando il suo posto come uno dei più grandi comici italiani. Il sodalizio tra Franco Franchi e Ciccio Ingrassia ha segnato un'epoca d'oro nella commedia italiana, diventando uno dei duetti più iconici e amati del paese. Franco ha incontrato Ciccio sui palcoscenici teatrali e nei piccoli cabaret in Italia, dove entrambi condividevano l'amore per l'umorismo e la capacità di far ridere il pubblico. L'alchimia tra loro è stata istantanea, con Franco che ha portato uno stile più fisico ed esagerato, mentre Ciccio lo ha controbilanciato con un umorismo più secco e sottile. Insieme hanno creato un equilibrio perfetto, che si è tradotto in risate garantite ed enorme popolarità. Il duo Franco e Ciccio debutta nel cinema nel 1961 con il film Appuntamento a Ischia, che diventa subito un successo al botteghino. Tra gli anni 60 e 70 recitarono in più di 100 film, tra cui classici come Due mafiosi nel Far West e I due figli dei Trinità. I suoi film erano noti per la parodia dei generi popolari dell'epoca, dai western ai film di spionaggio, sempre con un tocco unico di irriverenza e creatività. Anche la televisione non è rimasta immune al fascino di Franco e Ciccio, con il duo che ha riscosso successo in numerosi spettacoli di varietà e speciali comici. La sua popolarità ha trasceso le generazioni e fino ad oggi i suoi film sono rivisitati con affetto da fan di tutte le età. La partnership non si è limitata solo al palcoscenico e allo schermo. Fuori dalla telecamera, Franco e Ciccio condividevano un'amicizia profonda e sincera, che spesso si rifletteva nella naturale alchimia che avevano nelle loro esibizioni. Nonostante le pressioni del settore e le sfide personali, hanno sempre trovato il modo di innovare e mantenere il loro lavoro rilevante e divertente. La coppia si sciolse definitivamente alla fine degli anni 70, ma l'impatto della loro collaborazione rimane innegabile. La collaborazione tra Franco Franchi e Ciccio Ingrassia ha lasciato un'eredità duratura nella commedia italiana, servendo da ispirazione per i futuri comici e ricordando a tutti il potere della risata e dell'amicizia. Franco Franchi ha raggiunto il successo sia in televisione che al cinema, consolidando il suo status di uno dei più grandi comici italiani. Nel cinema, la sua collaborazione con Ciccio Ingrassia ha prodotto più di 100 film negli anni 60 e 70. La coppia era nota per le loro esilaranti parodie di generi popolari, dai western ai film di spionaggio alle avventure di fantascienza. Film come Due mafiosi nel Far West e I due figli dei Trinità sono classici esempi dell'umorismo irriverente e creativo che caratterizzò il suo lavoro.
La capacità di Franco di adattare il suo stile comico a diversi tipi di film e il suo talento per l'improvvisazione hanno fatto sì che rimanesse rilevante e popolare nel corso degli anni. Oltre al cinema, Franco Franchi ha brillato anche nella televisione italiana. Ha partecipato a diversi spettacoli di varietà e speciali comici diventati iconici. La sua presenza carismatica e il suo impeccabile tempismo comico lo hanno reso il favorito del pubblico, garantendo gli ascolti elevati. Programmi come Io, Agata e Tu e Canzonissima hanno mostrato la sua versatilità e capacità di conquistare telespettatori di tutte le età. Anche quando era lontano dalle telecamere, Franco era una figura carismatica che riusciva ad attirare l'attenzione e l'affetto del pubblico. Il successo in TV e al cinema non era solo una questione di popolarità. Si è tradotto anche in un riconoscimento critico. Franco ha ricevuto numerosi premi nel corso della sua carriera, tra cui riconoscimenti che hanno evidenziato il suo contributo alla commedia e all'intrattenimento italiano. Il suo impatto è stato così grande che molti dei suoi film e programmi TV sono ancora guardati e apprezzati fino ad oggi, decenni dopo il loro debutto. La combinazione di talento, duro lavoro e amore genuino per ciò che ha fatto ha permesso a Franco Franchi di lasciare un'eredità duratura nella cultura italiana, influenzando generazioni di comici e portando gioia a milioni di persone. Nonostante il suo clamoroso successo sul palco e sullo schermo, la vita personale di Franco Franchi è stata segnata da sfide e lotte che spesso contrastavano con la gioia che trasmetteva nelle sue performance. Nato in un'umile famiglia a Palermo, in Italia, Franco è cresciuto affrontando difficoltà finanziarie, che persistevano anche dopo aver raggiunto la fama. Sposò Irene Gallina, dalla quale ebbe due figli, Maria Letizia e Massimo. Nonostante la sua immagine pubblica di uomo sempre sorridente, Franco dovette affrontare battaglie personali, tra cui problemi di salute, che influenzarono significativamente la sua vita e carriera. Al culmine della sua carriera, Franco soffriva di problemi di salute che finirono per peggiorare nel tempo. Gli fu diagnosticata l'epatite, una condizione che alla fine portò a complicazioni più gravi, inclusa la cirrosi epatica. Questa malattia debilitante non solo ha influito sulla sua capacità di lavorare, ma ha anche avuto un notevole impatto emotivo. Franco, che era sempre stato una figura piena di energia e vitalità, ha dovuto fare i conti con una realtà sanitaria sempre più fragile. Oltre ai problemi di salute, Franco dovette affrontare anche difficoltà professionali. Il mondo dello spettacolo sa essere spietato e lui visse momenti di calo di popolarità, soprattutto quando il sodalizio con Ciccio Ingrassia cominciò a sfumare. Questi periodi di minore visibilità hanno portato incertezza finanziaria e professionale, ma Franco ha sempre dimostrato una notevole resilienza. Ha continuato a cercare opportunità e a reinventarsi, sia attraverso ruoli minori che apparizioni come ospite in televisione. Anche la vita personale di Franco Franchi è stata segnata dalla sua generosità e umanità. Noto per la sua disponibilità ad aiutare gli altri, spesso sosteneva i colleghi in difficoltà e partecipava a eventi di beneficenza. La sua casa a Roma divenne un luogo di incontro per amici e familiari, dove condivise il suo umorismo contagioso e la sua ospitalità. Anche se ha dovuto affrontare i propri demoni, Franco non ha mai perso la capacità di far ridere gli altri e di farli sentire i benvenuti. Gli ultimi anni di Franco Franchi furono un mix di lotta e determinazione mentre affrontava crescenti problemi di salute. Alla fine degli anni Ottanta, la salute di Franco iniziò a peggiorare a causa delle complicazioni dovute a una malattia al fegato. Gli fu diagnosticata la cirrosi epatica, una condizione che indebolì la sua energia e la sua forza, ma non il suo spirito. È apparso in programmi televisivi e ha partecipato ad eventi, anche se le sue condizioni di salute spesso richiedevano pause e cure mediche intensive. Franco Franchi non ha mai smesso di combattere la sua malattia, mostrando una resilienza che ha ispirato sia i suoi colleghi che i suoi fan. Ha subito diversi trattamenti nella speranza di migliorare le sue condizioni, ma la malattia ha continuato a progredire. Tuttavia, la sua passione per l'intrattenimento e il suo desiderio di portare gioia alla gente non sono diminuiti. Continuò a fare ciò che amava, spesso nascondendo il suo dolore e la sua sofferenza dietro un sorriso caratteristico e una battuta tempestiva. La battaglia di Franco contro la cirrosi epatica si concluse tragicamente il 9 dicembre 1992, quando morì all'età di 64 anni.
La sua morte fu un colpo devastante per il mondo dello spettacolo italiano, che perse non solo un comico di talento, ma anche una figura carismatica e amata. Il funerale di Franco Franchi è stato un evento straordinario, che ha riunito fan, amici e familiari venuti a porgergli l'ultimo saluto. La protesta pubblica fu enorme, riflettendo quanto fosse amato e il profondo impatto che ebbe sulla vita di molte persone. Nonostante la sua prematura scomparsa, l'eredità di Franco Franchi rimane vibrante. I suoi film e programmi TV continuano a essere guardati e celebrati, mantenendo vivo il ricordo del suo genio comico. Franco ha lasciato un'eredità di risate e gioia, un ricordo costante del suo inestimabile contributo alla commedia italiana. La sua vita, segnata dal talento, dalla lotta e da un'incrollabile dedizione all'arte dell'umorismo, continua a ispirare nuove generazioni di comici e a portare sorrisi sui volti delle persone in tutto il mondo. L'eredità di Franco Franchi è immortale, segnata da una carriera che ha lasciato un impatto duraturo sulla commedia italiana e non solo. Conosciuto per il suo stile unico e inconfondibile, Franco si è affermato come uno dei più grandi comici del suo tempo e il suo lavoro continua a essere celebrato dai fan di tutte le età. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1992, sono stati tenuti numerosi tributi in sua memoria, evidenziando il suo significativo contributo al cinema e alla televisione. Film come Due mafiosi nel Far West e I due figli dei Trinità restano dei classici, costantemente rivisitati per la loro capacità di far ridere e per la creatività con cui si avvicinavano ai generi cinematografici dell'epoca. Anche Franco Franchi ha ricevuto diverse onorificenze postume. Il suo nome è stato immortalato nelle strade, nelle piazze e persino nei teatri, come un modo per riconoscere e celebrare il suo immenso talento. La città di Palermo, sua città natale, ricorda con orgoglio Franco con statue e memoriali che attirano turisti e tifosi desiderosi di rendergli omaggio. Inoltre, retrospettive e festival cinematografici proiettano spesso i suoi film, garantendo che il suo lavoro continui ad essere apprezzato dalle nuove generazioni. In televisione i suoi programmi continuano ad essere ritrasmessi, mantenendo vivo il ricordo del suo genio comico. Documentari e speciali televisivi dedicati alla sua vita e carriera aiutano a perpetuare la sua influenza, mostrando sia i momenti di gloria che le sfide personali che ha dovuto affrontare. Franco è spesso citato come fonte di ispirazione dai comici contemporanei, che vedono in lui un maestro del tempismo comico e dell'improvvisazione. L'impatto di Franco Franchi va oltre i confini italiani, essendo il suo lavoro riconosciuto e apprezzato a livello internazionale. La sua capacità di trascendere le barriere linguistiche con il suo umorismo fisico ed espressivo lo ha reso un comico universale. Le risate che ha suscitato continuano a echeggiare e la sua eredità rimane una testimonianza della gioia e dell'umanità che ha portato nel mondo. Attraverso gli omaggi e l'affetto dei suoi fan, Franco Franchi continua a vivere nel cuore di tutti coloro che apprezzano il vero talento della comicità. Allora ragazzi, vi è piaciuto conoscere meglio la vita di Franco Franchi? Se sei un fan della commedia e del suo lavoro, metti mi piace e condividi questo video con i tuoi amici. Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perdere nessun nuovo contenuto. Al prossimo!